In 30 a cucire capi di abbigliamento per 13-14 ore al giorno, senza riposo settimanale e con una retribuzione mensile irrisoria. I più fortunati, pochissimi, con un contratto di lavoro part-time, gli altri a nero. Una fabbrica, la Confezione Giulio, in via Pieraccioli a Galciana, priva delle condizioni minime di sicurezza e un appartamento utilizzato come dormitorio in una situazione igienica a dir poco pessima. È lo scenario che si è presentato agli agenti della squadra mobile di per mesi impegnati in una indagine sullo sfruttamento del lavoro che all'alba di oggi si è conclusa con tre ordinanze di custodia cautelare a carico di tre cinesi, un 52enne e un 56enne, gestori di fatto della confezione, messi agli arresti domiciliari, e un 41enne, titolare formale, a cui è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora in città. L'inchiesta, coordinata dal sostituto Lorenzo Gestri, è arrivata al traguardo grazie alla collaborazione degli ispettori ASL del progetto Lavoro Sicuro, INAIL e INPS. Un'inchiesta come già altre sullo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno concluse dalla Procura di Prato. In questo caso operai pakistani, bengalesi e afghani, tutti richiedenti asilo, tenuti in fabbrica anche nelle settimane del primo lockdown. Nel capannone di via Pieraccioli le 100 macchine per cucire sequestrate dagli inquirenti non si sono mai fermate nonostante l'attività non rientrasse tra quelle autorizzate all'apertura durante l'emergenza sanitaria. Nelle vicinanze della fabbrica una casa usata per dare alloggio agli operai, sovraffollamento, degrado, sporco e il minimo indispensabile per mangiare e dormire. Nel corso delle indagini è stata fatta una stima dell'ammontare dei contributi non versati e delle tasse non pagate, circa 250.000 euro, cifra che è stata recuperata dagli investigatori presso gli indagati e che è stata sottoposta a sequestro preventivo. Le richieste di custodia cautelare avanzate dalla Procura sono state accolte dal giudice delle indagini preliminari, che ha confermato gli indici di sfruttamento rintracciati dall'inchiesta. Umanità dolente, ci siamo trovati di fronte a persone che sono completamente prive di ogni riferimento affettivo, economico, linguistico. L'indagine serve anche all'emersione di queste situazioni che passano normalmente nell'indifferenza generale.